Bella gente, il doc qua presente. Buongiorno, buongiornone. Un altro. Sto cazzo e sto cazzone. Allora, oggi, regà, clamoroso. Clamoroso. Intanto qua vicino a me hanno bruciato una macchina. Così per essere in balotta, non si sa mai. L'avevano già bruciata ieri sera quando sono venuto a parcheggiare, però vabbè. Allora, hanno parlato di rapina a mano armata. Juventini milanisti schierati, gli interisti che si cercano di difendere. Ma la verità dove sta? Nella partita di ieri di Fiorentina-Inter, nel mezzo. Perché sta nel mezzo? Perché, regà, l'unica cosa di cui possiamo parlare è solo quella, è il primo rigore non dato alla Fiorentina, quello di Bastoni. Poi vabbè, gli interisti che mi vengono a scrivere: ah no, ma non è niente, si trattengono. No, regà, cambiate sport, perché se mi dite che su quello di Bastoni si trattengono tutte e due, dovete cambiare sport. Dovete cambiare sport perché non capite un cazzo di calcio, perché quello è un rigore grande come una casa. Però il gol di Lautaro, come ho detto ieri, per me è regolarissimo. Cioè, è regolarissimo, è regolare. Se te lo tolgono ci può stare, se te lo danno ci può stare. Perciò ho deciso così, non grido allo scandalo, anche perché, ripeto, sì, lo tiene a distanza. Comunque Lautaro, raga, è fortissimo. Lo tiene a distanza e il movimento che fa per mandarlo via è solo col polso e non puoi cadere così, cioè sei un coglione, Parisi, è buono. Però, il rigore dato alla Fiorentina, ho ancora dei dubbi, però rivedendolo mi viene da dire che Sommer tocca prima il pallone. Rivedendolo mi viene da dire che Sommer tocca prima il pallone. Poi però io non so, cioè, allora, normalmente sì, il portiere può uscire, ok? Può uscire coi pugni. Però io non so questa dinamica, perché comunque, regà, cioè adesso capisco tutto, ma non so, la piglia una pacca. Però per me non è rigore. Cioè, mettiamo questo puntino su un attimo sulle i, perché non l'avevo detto, per me non è calcio di rigore. Faccio mia colpa perché ieri ho detto che è dubbio, sì, ma per me lo era. Rivedendolo, per me non è calcio di rigore, ma solo perché Sommer tocca prima il pallone. Però voglio fare una domanda, ma scusate, no? Tocca prima il pallone e non è calcio di rigore. Però il portiere può uscire così? Cioè, nel senso, ok che può uscire, cioè, da una parte sì, perché cazzo può usare solo le mani. Però porca troia, se esci così e mi dai una cartella in bocca, cioè, di chi è la colpa? Sono io attaccante che non devo andare sul pallone? Beh, e non ha senso, che io devo provare a far gol in tutti i modi. Sono io portiere che non devo uscire così? Non ha senso, perché io portiere non devo far gol e le mani sono l'unica mia arma di difesa, perciò devo uscire così. In una dinamica così, che cazzo succede? Cioè, come quella di ieri, eh? Tralasciando che non è calcio di rigore, se Sommer tocca prima la palla, e per me dalle immagini sembra. Ieri dalle immagini che dava Dazon sembrava che la toccasse prima Nzola. Poi però, dopo sono andato a vedere, e sempre su Dazon, il dopo, e c'è un'immagine dove proprio dal davanti, dove proprio si vede Sommer col pugno teso, Nzola che sta andando. E si vede proprio che prima che la tocca Nzola il pallone è già schizzato in aria. Però quello che voglio capire è la dinamica. Cioè, in questi casi che cazzo si fa? Perché se io sono un attaccante e mi dai un pugno in faccia, io lo voglio il calcio di rigore. Scusa, cioè, lo voglio. Però se sono il portiere dico no, non è mai calcio di rigore. Io prendo la palla, cazzo dovevo fare? È un episodio molto strano che voglio che voi nei commenti mi scriviate, cioè come l'avete letto. E ripeto, non è calcio di rigore perché prende prima la palla, ma è comunque un pugno in faccia. Cioè,
vi voglio far fare un ragionamento. Quando ad oggi, prima, se tu prendevi la palla, poi distruggevi il giocatore, non fregava un cazzo nessuno. Ma oggi, se tu fai un intervento sulla palla, ma poi semmai entra gamba tesa sul difensore, è fallo lo stesso. Semmai ti danno anche il rosso. Che è l'intervento di Milik, bruttissimo, però Milik tocca prima il pallone. E poi va sull'uomo, però per me è cartellino rosso. Però la stessa cosa, si potrebbe dire gioco pericoloso. Perché è vero che tocchi prima il pallone, però poi dai una cartella che neanche il miglior Mike Tyson ai tempi d'oro. Cioè, una pacca, merda, che botta che ha preso. Cioè. Perciò questo vi voglio chiedere, dato che al giorno d'oggi, nel calcio, se io faccio un intervento coi piedi, se vado, prendo il pallone, ma poi frano malamente sull'uomo, mi danno il fallo. Quello di ieri si potrebbe considerare uguale o no? Voglio che me lo dite voi. Poi l'ultima cosa, Lautaro è qualcosa di fenomenale. L'Inter è la squadra più forte del campionato e adesso, tralasciando gli episodi o meno, questi sono andati a vincere a Firenze senza Çalhanoğlu, Barella, Di Marco, Acerbi e compagnia. Che cazzo gli devi dire? Non gli puoi dire un cazzo. Sono i più forti, lo hanno dimostrato. E mi dispiace meno del culo ammetterlo, ma il campionato lo possono perdere solo loro. Lo possono perdere solo loro, perché noi in più noi non stiamo andando male, però nello spogliatoio anche Allegri a fine partita che dice quella mezza cosa su Yıldız, che attenzione, amo Yıldız, però se Yıldız ha scazzato è giusto che Allegri tiri le orecchie. No, perché ho sentito i fenomeni del web già schierarsi. Purtroppo i fenomeni del web, più della loro cittadina del cazzo, non hanno mai allenato un cazzo di niente. Non sanno neanche che cazzo vuol dire fare l'allenatore, tenere uno spogliatoio, le dinamiche e tutto quanto. Perciò quei quattro analfabeti del web li lasciamo lì dove sono, perché tanto non capiscono un cazzo. Cioè, è inutile. Come glielo spieghi? Non capisco neanche l'italiano, che cazzo gli devi spiegare? È inutile. Perciò va bene così. Però è che loro sono completi e ad oggi hanno uno degli attaccanti più forti del mondo, uno dei giocatori più decisivi del mondo. Ad oggi Lautaro è come punta top 3 al mondo solo esclusivamente perché Bellingham non è una punta. Ci metto Mbappé come punta, anche se non è una punta neanche Kylian, perché a sto punto se devo parlare, anzi non ci metto neanche Kylian, top 3 al mondo con Harry Kane, che sta facendo bene anche se a me non piace, Lautaro e vabbè, e Haaland. Ah, ci sarebbe da dire che c'è anche Alvarez, però regà, Lautaro quest'anno penso che sia quello, c'è anche Bonifazio, ok, però penso che sia quello più decisivo di tutta Europa. Noi si può dire un cazzo, è veramente un qualcosa di senza senso. Poi l'exploit che ha avuto, la crescita, la leadership che è in mezzo al campo. Raga, ieri l'Inter vince perché Lautaro è un fenomeno. Trova un gol da un angolo quasi impossibile sul palo del portiere e tutti a casa. Cioè, oggi me lo sono rivisto un po' di volte ieri, un attimo, un collettino. Ma è che non ha un senso logico, veramente. Lautaro è fortissimo. E poi hanno Sommer, che ha un dito nel culo. Comunque, voglio che mi scrivete nei commenti quello che vi ho spiegato prima, cioè, dato che al giorno d'oggi nel calcio se tocchi il pallone ma poi prendi anche l'uomo fallosamente, ti danno il fallo,
se quello di ieri di Sommer può essere interpretato così. Per me non è calcio di rigore, ma mi sorge il dubbio qua, nel senso che si tocca il pallone ma poi dà un pugno in faccia all'avversario. Nel calcio, se io tocco il pallone ma poi entro sullo stinco del difensore, mi fischiano il calcio di punizione. Perciò voglio sapere voi cosa ne pensate, ditemi qualcosina e buona. E mi raccomando, cosa importantissima, la puttana della loro madre, delle strade di Bologna che non le rifanno mai, questi gran bastardi. Comunque, il giorno che buco faccio un gran casino. E cosa più importante, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Dobbiamo arrivare a 7.000 iscritti. Un bacione dal Do, fino alla fine. Forza Juventus.